Allora, ti ho fregato Giruda con la delegata della detenzione. Ok, tu mi hai fregato Tassa. Metti giù il principe affascinante. Profetizzi. Va bene, due in cima. Allora, io se gioco Teferi. Posso farmi ritornare in mano Tassa. Ok. Torna dal tuo legittimo proprietario. Vabbè, lui tappa. Allora, metto giù terra. Nessun attaccante. Quindi per ora lui ha, diciamo, tre carte in mano e non gli è rimasto più nulla a terra se non mi rimuove la delegata della detenzione. Attacca. Va bene, vuole ammazzarmi Teferi, va bene. Uccidimelo pure. Altro Giruda. Gioca altra druida. Oh, seconda delegata della detenzione. Però se io gioco Tassa, in teoria, la delegata della detenzione ha 5 Giruda sotto. Quindi se io gioco Tassa, lui ha 17 carte nel mazzo, dovrebbe automillarsi. Il clone della scintilla non so come funziona in questo caso, altrimenti potrei fare luce esiliatrice sull'ultimo Giruda. Però secondo me no, con Tassa dovrebbe automillarsi. Quindi io sì, faccio Tassa, blinco la delegata così toglie anche quel Giruda nel caso, però sicuramente al suo turno ha già perso. All'inizio del suo turno avrà già perso perché non ha più carte nel mazzo. Ok, clone della scintilla, seleziona un oggetto da copiare. No, non credo che mi serva copiare niente. No, no. Quindi entrano tutti i vari Giruda, entra la delegata della detenzione che riesilia tutti i Giruda, però nel frattempo lui pesca, cioè praticamente mette nel cimitero tutte le carte che ha e quindi sì, avrà perso. Vabbè, fa divora sogni per profetizzare, ma insomma. Ah, mi rimanda in mano la delegata, ma tanto gli effetti ormai sono partiti, quindi ha matematicamente perso, cioè si è millato, insomma, per forza, quindi. Perfetto. Ok, sarà addirittura preso Fubelt per pescare. E quindi ha perso prima ancora del suo turno. Ciao ragazzi, bentornati con questo nuovo video di Magic Arena. Oggi voglio portarvi questo mazzo Azorius Blink che mi ha fatto rankare velocemente fino a Platino 2 e ci sono le premesse perché continui a farmi salire ancora. È un mazzo che nonostante non sia nulla di nuovo nelle meccaniche, ho modificato a modo mio fino a trovare una combinazione di carte che risulta estremamente versatile in quasi tutte le situazioni.
Questa versatilità risiede nel fatto che siamo in grado di proteggerci dagli aggro tramite il token 04 della nascita di Meletis, o utilizzando Devastare il Cielo al momento giusto, che giochiamo in 4x, ma siamo anche in grado di riprendere punti vita, pescare carte, mettere board e profetizzare grazie a carte come Presagio del Mare, Fabletop, Magiguardiana d'Elite e il Cavalcante delle Burrasche. E in questo modo, quindi, tutto questo ci permette di trovare le risposte giuste al momento giusto, mentre mettiamo delle creature che hanno un buon body e un buon attacco e che possiamo poi anche blinkare. Blinkare, per chi non conosce nello specifico ancora i termini di Magic, significa esiliare una creatura per poi farla tornare in campo alla fine del turno in maniera che riattivi il suo effetto Enter the Battlefield. E come possiamo blinkare queste creature? Tramite Tassa, oppure tramite il principe affascinante che ha varie abilità quando entra nel campo di battaglia, e quindi possiamo scegliere se farci profetizzare, guadagnare punti vita o blinkare appunto un'altra creatura. Allo stesso modo possiamo anche rimbalzarcela in mano, quella creatura, con Teferi, per poi rigiocarla. Abbiamo poi delle rimozioni come Luce Esiliatrice e vabbè, lo stesso Teferi che può rimbalzare in mano una creatura anche nemica, o il Cavalcante dell'Alba che rimuove un permanente quando entra nel campo di battaglia, e un permanente non terra, e lo sostituisce con un artefatto Golem 3-3 incolore. Quindi possiamo usarlo sia per trasformare il nostro token 04 in un 3-3 più aggressivo, oppure per togliere qualche creatura particolarmente fastidiosa e sostituirla con un 3-3 che comunque, avendo in campo il Cavalcante dell'Alba che è un 4-6, non dovrebbe darci grossi problemi. Ma soprattutto come rimozione abbiamo Deputy of Detention, la delegata della detenzione, che dice: quando entra nel campo di battaglia esilia un permanente non terra avversario controllato da un avversario e tutti gli altri permanenti non terra con lo stesso nome di quel permanente controllati da quel giocatore finché la delegata della detenzione non lascia il campo di battaglia. E questa è una carta molto forte, soprattutto contro i mazzi Giruda, perché, come avete visto all'inizio del video, noi aspettiamo che lui metta giù tutti i suoi Giruda che ha nel mazzo, e poi con la delegata della detenzione li esiliamo tutti. E lui sostanzialmente rimane spiazzato senza più nessuna board. E nel caso possiamo utilizzare Teferi, farci tornare in mano la delegata della detenzione, rigiocarla oppure blinkarla con Principe Affascinante o Tassa, e quindi sostanzialmente fare sì che si automilli. Questo effetto è buono non solo contro i mazzi Giruda, ma anche contro altri tipi di mazzi che vedrete poi nel video. Poi completano il mazzo Agente del Tradimento, una carta molto contestata ultimamente, però noi la giochiamo comunque solo in 1x e la giochiamo in maniera abbastanza onesta, nel senso per come è stata concepita, cioè a turno 7, pagando il suo costo di mana, come finisher per rubare il permanente più importante dell'avversario e quindi farlo concedere sostanzialmente. Giochiamo l'1x di Clone della Scintilla, che può, diciamo, adattarsi facilmente alla situazione e quindi permettendoci di copiare un permanente che ci può tornare utile a seconda del caso.
C'è da dire che l'agente del tradimento, se non vi piace, non è fondamentale per questo mazzo, cioè mi è capitato molto spesso di vincere anche senza giocarlo, quindi se non vi piace potete tranquillamente sostituirlo con un'altra win condition, come per esempio la pescatrice di sogni. E poi infine abbiamo la mana base, che è molto regolare, molto normale, diciamo, abbiamo un 4 per di Tempio dell'Illuminazione, 4 per di Fontana Sacrificata, 8 isole, 8 pianure e 2 per di Castello di Ardenvale, che può aiutarci a mettere giù token 1-1 per champ bloccare o comunque insomma per mettere un po' di board e di pressione aggiuntiva. Le terre sono parecchie in questo mazzo, però non è una cosa che va a nostro svantaggio, anzi, infatti, dato che abbiamo la possibilità di profetizzare molto facilmente, di pescare carte molto facilmente, o anche di tutorare le terre stesse molto facilmente, possiamo tranquillamente avere una mano con più terre in maniera da essere sicuri di poter giocare qualcosa in ogni turno. Tanto le risposte che poi ci servono le andremo a pescare, quindi non è un problema se nella mano iniziale abbiamo più terre, l'importante è che abbiamo qualche carta per pescare. E quindi potremmo tranquillamente anche in quel caso giocarci la partita senza grossi problemi. Va bene, detto questo, possiamo vedere qualche partita. Allora, Ship Order. Sì, come mano ci può stare. Abbiamo una scia di Meletis, quindi possiamo mettere pescare terra, mettere lo 0-4. Possiamo fare, se appena troviamo un'altra isola, il cavalcante delle burrasche. Ok, mettiamo giù Fontana. Ok, abbiamo trovato anche Teferi, che non è male. Facciamo Meletis. Pianura. Raptor è da tantissimo tempo che non lo vedevo. Pianura, Teferi. Dunque, considerando che lui potrebbe essere un mazzo dinosauri, insomma, anche se ce ne sono pochi, glielo rimbalzo in mano. Questo mazzo mi incuriosisce comunque, perché era veramente da una vita che non vedevo il Raptor Razziatore giocato. Noi nel frattempo abbiamo messo lo 0-4, abbiamo trovato l'altra isola che ci serviva per fare il cavalcante delle burrasche. Allora, posso intanto dare il più 1 a Teferi. Potrei esiliargli il Raptor con la delegata, visto che ho paura che ci faccia cose sporche, diciamo. Vediamo lui come risponde. Zerina, ok. Allora, posso profetizzare o posso mettere il cavalcante. Il cavalcante mi piace di più anche perché quando muore torna nel mazzo, quindi è sicuramente un attimo bloccante, ci fa pescare due, cioè ci fa pescare uno e profetizzare due. E mi sono tenuto la luce esiliatrice per esiliare il Raptor in caso, o qualunque altra carta in caso abbia qualche combo strana, ecco, tipo questa. Va bene, però così ti blocco col cavalcante, quindi non hai risolto molto.
Ok, gigante sbriciola ossa, quindi mi volevi uccidere il cavalcante. Riprofetizziamo. L'isola nel presagio. Allora, terre ce n'è abbastanza. E potrei usare il presagio. Potrei usare il presagio. Sì, pesco il presagio e profetizzo ancora. Tanto nel caso. Nel caso lui metta una borda troppo opprimente, ho sempre devastare il cielo. Allora, luce esiliatrice sul Raptor. Diamo il più a Teferi. E avanti. Ok, il rapinatore non dovrebbe darci grossi problemi, tanto abbiamo meno carte di lui adesso, quindi va bene. Alla fine del turno gioco presagio del mare, così pesco. Meletis, non so, non credo che mi possa servire, però l'altra terra non mi serve, però il token 04 sì, quindi intanto prendiamola. Metto giù terra, do più uno. Don't worry, I got this. Cerco altra terra, allora col più uno di Teferi posso giocare e devastare il cielo anche nel suo turno. Quindi direi posso giocare Fabletp per pescare. Va bene, quindi vediamo, tanto lui ha solo tre terre, quindi non credo che possa mettere una borda gigantesca ancora. Bene, cerca ancora di uccidermi Teferi. Blocco con lo 04. Hai qualche botto in mano per distruggermi il muro? Sì, gigante sbriciola ossa. Ok, tanto adesso ne metto giù un altro di muro 04, quindi non è un problema. Mette al 6 ed io faccio presagio. Ok, la terra no, grazie, però il cavalcante sì, decisamente. Ah, proviamo anche lo Charming Prince per blinkare il cavalcante, che non è male. Allora, sì, tassa decisamente. Luce esiliatrice sopra. Che tanto abbiamo già un devastare il cielo, ma vista la situazione, non credo che mi servirà. E ok, concede direttamente. Find. Che cosa giocherà Find? Noi comunque partiamo bene, abbiamo Teferi, abbiamo Magi Guardiana, abbiamo praticamente turno 2, 3, 4 e poi vabbè, Agente del Tradimento come finisher. Al primo turno profetizziamo pure col Tempio dell'Illuminazione, ok, questa mi piace. La delegata può sempre tornare utile. Ok, verde e blu. Noi facciamo nascita di Meletis. Prendiamo una pianura.
altra terra tappata per lui e non fa nient'altro. Va bene. Noi giochiamo pianura, mettiamo giù lo 0-4. Intanto buttiamo giù dei ferri e ci diamo sotto di più, no? Altra terra tappata. Quindi lui non sta facendo molto per ora. Noi giochiamo Magi Guardiana. Prendiamo vita, peschiamo un'altra terra, va bene. Più uno a Teferi che diventa sempre più, diciamo, sempre più leale a noi, sempre con sempre più punti loyalty. Barriera. Barriera, ok, quindi sei un mazzo elementale. Vediamo, intanto con la pianura potrei giocare il Cavalcante dell'Alba o la Delegata della Detenzione per togliergli. Sì, togliamogli barriera perché evitiamo che peschi troppo e rampi troppo, insomma. Diamo più un Teferi, attacchiamo e passiamo. Lui pesca. Ok, allora andiamo sempre più uno a Teferi. Dopodiché potrei fare il Cavalcante dell'Alba se faccio il Cavalcante dell'Alba. Sì, mi tolgo il muro 04 e lo trasformo in un 3-3. Attacco con la Magi Guardiano. Vediamo se lui blocca col veggente nembiforme, no. Ok, devi mettere giù però qualcosa di forte in questo turno perché non hai fatto nulla finora, quindi è vero che sei a 23, però. Ok, finale di devastazione. Barriera risvegliata un'altra volta. Allora, intanto se io faccio il meno 3 di Teferi, mi rimbalzo in mano la delegata, lui pesca ancora, ma tanto ha più carte di quelle che può tenere in mano, quindi va bene, mette terra, gli tolgo di nuovo tutte le barriere risvegliate. Attacco. La Magi Guardiana la tengo per stappata per difendere Teferi. Lui comunque blocca, ok, quindi Teferi non dovrebbe subire danni. Ok, lui ha 9 carte. Neoforma. Ok, pesca ancora. Ha 5 terre, quindi non so se riesce a giocare tutto quello che ha pescato, non credo. Ok, altra barriera. Sta pescando parecchio il ragazzo, però
Però mo dovrà scartare un po' di carte. Ce ne ha 9, deve scartarne 2. Io quasi quasi sto valutando l'idea di farlo automillare, perché se mi rimbalzo, ecco, ho trovato pure un'altra deputata delegata della detenzione. Se mi rimbalzo dei ferri in mano, lui pescherà ancora una volta tantissimo. Quindi mi rimbalzo, sì, la delegata, lui pesca. Pesca un'enormità proprio. Trova un sacco di terre e va bene. Io mi riprendo la barriera, tutte le barriere risvegliate. Gioco Fontana, tanto non devo fare altro in questo turno. Attacco. E passo. Lui ha uno sproposito di carte in mano, però ha 11 punti vita. Ok, guaritore. Guaritore. Si sciocca addirittura. Perfetto, fa tornare tutte le carte in mano. Proprio l'automilla assicurato proprio. Sette carte nel mazzo, decisamente troppe in mano. Ok, continui a pescare ancora. Trovi terre. Ok, giochi druido, peschi ancora, cioè praticamente tutti questi elementali gli si stanno rivoltando contro. Ha 11 carte nel mazzo. Ha più carte in mano che nel mazzo praticamente. Adesso dovrà scartare tipo mezza mano. E io posso tranquillamente rifare lo stesso giochetto di prima, cioè delegata della detenzione e Teferi. Rimbalzo in mano la barriera risvegliata. Vabbè, lui proprio continua a pescare di tutto. Non ho capito cosa stia cercando, però vabbè. Ok, scartato. Tocca a me e vediamo. Allora, gioco un'altra isola. Eh sì, e faccio quello che avevo detto, quindi delegata, riprendo tutte le barriere. E con Teferi penso che me le rimbalzo in mano e per lui, diciamo, il mazzo è finito, quindi This isn't a fight you can win. può fare ben poco. This might be a bad idea. Guardate che pila di barriere risvegliate.
Ok, perfetto. E possiamo riprenderci un'altra volta le barriere risvegliate, così giusto per lo spettacolo della cosa. E scarto la magia guardiana, tanto non mi serve pescare. GG. GG. Allora, Drinky 2000. Noi abbiamo Tassa, abbiamo lo Charming Prince, abbiamo il Cavalcante dell'Alba. Una mano un po' lenta, ma diciamo grazie al principe affascinante, al Tempio dell'Illuminazione, possiamo profetizzare abbastanza e quindi la tengo. Facciamo Tempio. Altra terra ci può stare per giocare il Cavalcante dell'Alba. Ok, Charming Prince e profetizziamo. Ok, Fabletop. Ci sta, così pesco. Sì, dai. In più ho la quinta terra che mi serviva, quindi bene così. Ok, terra rossa, quindi è un tricolore, non è un semplice simic. Mettiamo Fabletop, peschiamo la terra che ci serviva, la mettiamo giù tappata e attacchiamo, penso, col principe. Tanto lui non dovrebbe fare creature fastidiose in questo turno, quindi Bruciapiste, un altro ritorno inaspettato, diciamo. Allora, io metterei giù, penso, Tassa a questo punto. Mettiamo intanto il castello di Ardenvalle. Mettiamo giù Tassa e ci facciamo ritornare, cioè ci facciamo blinkare il principe o Fabletop, poi così peschiamo. Ok, devastare il cielo. Non credo ci servirà, però tanto ce l'abbiamo. Pure questo è un mazzo elementale. Va bene, prendo 3 danni. Tanto in questo turno posso togliergli il 3-3. Dopodiché posso togliergli. Ok, perfetto, concede. Volevo togliergli il 4-3, ma ha concesso molto prima. Allora, mano un po' lenta, ma buona. Perché possiamo sempre pescare, profetizzare, eccetera. Ok, giochiamo Fabletop.
tempio, profetizziamo. Altra terra non credo che mi serva, ce n'ho già 6 praticamente. Quindi no, penso sia boh, più interessante. Vabbè, se la tengo per nel caso dovessi pescare l'agente. Tanto ho comunque presagio del mare, quindi pesco una carta in più e la giocherò sicuramente nella fine del turno dell'avversario. Ok, Tajik. Parte bello aggressivo lui, eh? Siamo a 14, gioco presagio. Perfetto, la delegata sopra. Tanto vabbè, non cambia molto, quindi le pesco tutte e due. E ci togliamo i token 1-1, immagino Tajik. Sì, forse sì, meglio Tajik. Attacco, diciamo non voglio, non volevo utilizzare Fabulous Bob per bloccare perché spero di blinkarlo con tassa, però lui nel frattempo ha messo giù Winota e questo è un problema. Siamo a 9, l'avventuriera anche potrebbe essere un problema perché non la posso distruggere col cavalcante dell'alba visto che è dispari come costo di mana, però posso distruggergli Winota. Sì, l'avventuriera non la posso distruggere, però Winota sì, Winota è un problema se rimane in campo. Certo, gli abbiamo dato un altro 3-3, quindi non attacco con Fabletop. Ok, si riprende da Cic. Tesa, questa partita è molto tesa. Pure. Ah, lui potrebbe bloccare con Fabletop, che tanto è pari, quindi può bloccarlo. Ok. Cavalcante ci può stare per bloccare l'1-2 volante. Ok, devastare il cielo e magia guardiana. Sono tutte e due ottime. Quindi se resisto questo turno posso fare devastare il cielo al prossimo e quindi togliermi tutte queste carte fastidiose. Ok, fuoco ustionante. Fuoco ustionante. Lui attacca solo con questi. Ok, l'avventuriera non la posso bloccare, posso bloccare solo l'1-1. Sto a 5, non so perché non abbia attaccato con tutto. Però io posso a questo punto fare devastare il cielo. Prima attacco col cavalcante. Se passa gli spingo 4 danni. Ok. Mi
metto terra e devastare il cielo. Nascita di Meledis, così posso mettere giù lo 04 per proteggermi. Io sto a 5 punti vita, quindi abbastanza critica come situazione. Ok, Fervent Champion, Fervent Champion. Sono a 1 di vita. Fortuna che adesso ho lo 04 e posso mettere giù la Magi Guardiana, quindi riprendo 3 punti vita. Ok, metto giù anche Tassa, così blinco la Magi Guardiana e riprendo altri punti vita. Peschiamo seconda nascita di Meletis. Lui crea due token, butta giù l'altro 1-2 volante e non fa niente perché giustamente non ha senso attaccare. Io metto terra, metto giù Teferi. Faccio tornare in mano un token, no, forse meglio l'1-2 volante. Sì, così lo rallento un po'. Meglio il token, non lo so, penso sia uguale alla fine. Rimetto giù nascita di Meletis, altra terra. Non posso fare la creatura umano 1-1, però sicuramente posso attaccare col 2-3, tanto quando si blinca lo, diciamo, rientra stappato, quindi lo posso usare per bloccare l'1-2. Tra l'altro, grazie a Tassa posso anche tappargli una qualche creatura prima che attacchi. Altro devastare il cielo, mi va bene. Dunque, tappiamo il Fervent Champion, così evita di pomparsi troppe creature. Lui non attacca. Ok, la situazione diciamo che mi è diventata favorevole perché siamo in uno stallo, però lui non ha carte. Io potrei attaccare con la Magi Guardiana, vediamo lui che fa. Ok, non fa nulla. Perciò col principe mi blinco la Magi Guardiana. Con Tassa do più 1 a Teferi, con Tassa mi blinco il principe. Quindi la Magi Guardiana d'Elite torna in campo, il principe torna in campo e posso guadagnare 3 punti vita, penso mi convenga, o profetizzare. Ok, non mi servono nessuna delle due. Tappiamo di nuovo il Fervent Champion. Ok,
Ormai la partita è diventata praticamente un blincare carte per recuperare vita e con l'opponente che riesce a fare ben poco. Non blocca nemmeno, ok. Forse sta cercando, sperando che gli capiti qualche carta in particolare, forse non so, qualche rimozione particolare. Io mi blinco sempre il principe, profetizzo. Ok, la luce esiliatrice mi va bene. Trappiamo Fervent Champion, creiamo un umano 1-1. Attacco sempre con la solita magia guardiana. Lui è a 6. Doppio 1 a Teferi. Pensate, io da 1 di vita sono ritornato a 20. Ok, profetizzo. Ok. Delegata della detenzione. Mi sta bene, probabilmente tolgo i Fervent Champion o qualche volante. Ok, avventuriera. Non mi preoccupa più di tanto. Ah, io tra l'altro non ho nemmeno tappato, avrei potuto tappare con tassa uno dei volanti, ma vabbè. Tanto mi fa 2 danni, non è un grosso problema. Ok, è mio turno. Togliamo i Fervent Champion. Tassa si flippa, cioè entra nel campo di battaglia in realtà. Ok, GG. Se siete arrivati fino a qui, di questo vi ringrazio, forse vi interessa anche sapere cosa ne penso di Goria, dei Companion, del meta attuale e dei malumori attorno ad alcune carte molto forti come Agente del Tradimento e simili. Subito però un paio di premesse. Primo, state tranquilli, non sono qui per fare pistolotti noiosi, quindi cercherò di essere molto conciso. Due, essendo uno che ha iniziato a giocare a Magic costantemente solo con l'uscita di Arena, non sono qui con la pretesa di sapere tutto, ma solo per dare la mia idea. Ora, fatte le dovute premesse, veniamo a noi. Cosa ne penso di Goria? Allora, sin dal trailer, se lo compariamo con quelli di War of the Spark e di Theros, notiamo che il trailer di Goria è molto più semplice. Se infatti in War of the Spark avevamo questa epica resa dei conti tra Lilianna e Nicol Bolas, e in Theros c'era la trasposizione della eterna lotta tra luce e tenebra, tra vita e morte, impersonificati da Elspeth e Ashok, in Ikoria si riduce tutto a Vivien che fischia e dei mostri se le danno di santa ragione. E senza dimenticare, alla fine, l'uscita dell'arte alternativa di Giruda, Godzilla, tanto che qualcuno sotto il video ha commentato «Pensavo fosse un pesce di aprile» e mi ha fatto divertire tantissimo questo commento. Ma non credo che Wizard abbia di botto dimenticato come si fanno i trailer, semplicemente volevano attirare l'attenzione di un pubblico più giovane, cresciuto magari con Pokémon e Yu-Gi-Oh!, e anche di un pubblico più orientale, dove Godzilla e Friends,
sono considerati dei classici, tra virgolette, del loro genere. Il che ci sta, è abbastanza normale che con un prodotto come Arena Wizard cerchi di aumentare il suo bacino di utenti. E questo spirito si riflette anche nelle carte che permettono di creare mazzi più casual, comunque soddisfacenti, per avvicinarsi a questo genere di pubblico. I Gori e i suoi Companion sono quindi, secondo me, un esperimento, una scommessa di Wizard per conquistare nuovi giocatori. E solo il tempo ci dirà se questa scommessa è stata vinta o è stata persa. L'importante è che nel cercare nuovi giocatori Wizard non finisca con lo snaturare Magic, cosa che vedremo con l'uscita delle prossime espansioni, ma onestamente non credo che alienarsi i vecchi giocatori per cercarne di nuovi sia quello che vuole fare Wizard, anche perché sarebbe probabilmente un mezzo suicidio e penso che ne sia consapevole di questo, perciò non sono troppo preoccupato. E quindi cosa ne penso di questo nuovo standard? Se lo confronto con quello pre-Ikoria, dove dominavano solo monorosso con Brace Lama o bianco-blu con Pescatrice dei Sogni, trovo che il nuovo meta, almeno al momento attuale, sia molto più vario. All'inizio sembrava ci fosse solo Giruda, ma giocando mi sono accorto che c'è molta sperimentazione là fuori. Certo, alcune carte sono molto forti, ma nella mia esperienza la varietà non è mancata. E le partite sono state divertenti, almeno fino ad ora. È ovvio però che la tendenza, ad aumentare il power level delle carte, vedi Giruda, vedi Winota o Agente del Tradimento, non può continuare all'infinito, senza che queste carte abbiano, un qualche tipo di malus, altrimenti il meta, per quanto magari anche vario perché ci sono molte carte diverse, si ridurrebbe al vincere chi gioca per primo la carta più forte del suo mazzo e questa cosa renderebbe il gioco noioso alla lunga. Però con questo concludo, sono contento che la community di Magic sia così attenta e abbia un forte spirito critico e che la Wizard sia nel complesso disposta ad ascoltare. Con queste premesse si può ben sperare per il futuro e per la correzione in un modo o nell'altro di eventuali passi falsi. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, lasciatemi un like, iscrivetevi se il video vi è piaciuto e alla prossima, un saluto!